Buongiorno a tutti, sono già stato presentato quindi non c'è problema. Io insegno alla scuola di applicazione di Torino, relazioni internazionali, e sono assegnista di ricerca qua a Vercelli. I miei temi di ricerca sono principalmente quelli del terrorismo e del terrorismo contemporaneo in particolare. Mi sono occupato soprattutto della guerra in Iraq, pubblicando poi anche un libro per il Mulino sull'evoluzione del conflitto. E quello che farò oggi qua è quello di seguire l'idea che aveva avuto appunto il professor Coralluzzo di affrontare il terrorismo internazionale e le minacce del mondo contemporaneo. Quello che voglio fare è strutturare questo incontro di oggi in tre parti, diciamo. Una parte più introduttiva e più di evoluzione storica del fenomeno, per mettere in luce alcuni punti che sono poi essenziali per capire i gruppi che abbiamo oggi sotto gli occhi, in particolare ISIS, ma il fatto che prenderò ISIS spesso e volentieri come esempio di gruppo terroristico attuale non vuol dire che le stesse caratteristiche e lo stesso rischio per la sicurezza non venga posto anche da altri gruppi. Avremo appunto più una parte centrata sull'evoluzione di ISIS, dello Stato Islamico, in particolare focalizzata su Iraq e Siria, ma cercheremo di allargare anche lo sguardo da questo punto di vista, per poi finire con alcune riflessioni appunto sul terrorismo oggi, sulla situazione geopolitica dell'area del Medio Oriente e in generale la zona del Mediterraneo, che in quanto italiani ci tocca assolutamente da vicino. Due note introduttive innanzitutto. Quando si parla di terrorismo jihadista, islamico, eccetera, si utilizzano delle parole che ovviamente non sono sempre precisissime dal punto di vista soprattutto poi della ricerca accademica e quant'altro, però sono ormai termini che sono entrati nell'uso comune. Comunque, quando si parla di terrorismo jihadista, bisogna capire che quel fenomeno particolare si inserisce, questo è vero soprattutto negli ultimi 10-20 anni, si inserisce in una serie di conflitti politici, geopolitici molto più ampi. Gruppi come ISIS, come Al-Qaeda nel Maghreb islamico, eccetera, trovano sostegno in questi conflitti che spesso lasciano spazi vuoti dal punto di vista politico. Pensiamo a quello che è successo in Siria con le primavere arabe, in Libia con le primavere arabe anche lì, eccetera. Quindi è un fenomeno da un lato a sé stante, che ha una sua storia, una sua evoluzione, dei suoi teorici che vedremo brevemente più avanti, ma allo stesso tempo molte delle sue fortune sono legate appunto a contesti politici, geopolitici a loro esterni appunto a questi gruppi. Vedremo come questo sia assolutamente vero nel caso di ISIS, guardando a quello che successe in Iraq a partire dal 2003. La seconda nota introduttiva invece è sul termine terrorismo. Io qua utilizzerò quasi esclusivamente il termine terrorismo, cosciente però, e vorrei che lo siate poi anche voi, che in realtà ISIS, ma ripeto anche altri gruppi, soprattutto per come si sono evoluti negli ultimi anni, non sono gruppi terroristici, nel senso che storicamente il terrorismo ha avuto una sua evoluzione. Parte, insomma, il termine nasce con la rivoluzione francese, con il terrore di Robespierre, si sviluppa poi nel corso dell'Ottocento legandosi ai gruppi anarchici, nel Novecento viene impiegato da gruppi legati ai processi di decolonizzazione, poi a gruppi minoritari legati all'ideologia di estrema sinistra, pensiamo ovviamente alle Brigate Rosse, ma alla Rotarme Fraktion in Germania e quant'altro. In tutti questi casi però i gruppi terroristici erano molto piccoli, con poche decine di membri e qualche centinaio di uomini di supporto, diciamo, non controllavano territorio e non avevano un supporto diretto della popolazione.
Questo non è assolutamente vero per il caso di ISIS. ISIS ha controllato territorio, ora non più, però lo ha fatto in passato, lo ha amministrato nel vero senso della parola, raccogliendo tasse, controllando l'ordine pubblico, offrendo servizi alla popolazione locale. È un gruppo che, solo calcolando i foreign fighters, cioè quei combattenti che vanno a combattere in Siria, in Iraq, in altri teatri, ma non appartengono a quei teatri, cioè arrivano da altri paesi, solo contando questi elementi arriviamo a un totale di circa 30.000 uomini, di cui circa 5.000 europei. Questo ci dimostra che il gruppo ha una dimensione completamente diversa da quello che noi siamo abituati a pensare come gruppo terroristico, solo che ormai nell'uso comune è entrato il termine per indicare questa tipologia di gruppi, e io continuerò a usarlo, però appunto con questa distinzione. Per quanto mi riguarda, gruppi come ISIS, ma gruppi come Al-Qaeda nel Maghreb, come Al-Shabaab in Somalia, Boko Haram, eccetera, che sono tutti riconducibili, diciamo, a una certa ideologia, a una certa tecnica operativa, dovrebbero essere più correttamente identificati come gruppi insorgenti, cioè gruppi guerriglieri. Un altro termine, insomma, insorgenza, guerriglia, alla fin fine sono poi sinonimi, per, almeno per quello che interessa a noi qui. E questo uso della parola ci porta a tutta un'altra serie di concetti, perché un gruppo guerrigliero è un gruppo molto più strutturato, è un gruppo che controlla territorio, che lo amministra, che quindi controlla la popolazione di quel gruppo, di quel territorio, e dalla popolazione di quel territorio o di altri territori gode di un supporto. E questo appunto descrive meglio i gruppi che abbiamo di fronte noi oggi, almeno in alcuni loro momenti evolutivi. Fatte queste due premesse, farei ora un percorso sostanzialmente storico per vedere come la minaccia del terrorismo internazionale, terrorismo islamico in particolare, si sia evoluta nel corso degli ultimi decenni e sia arrivata a essere un elemento centrale delle relazioni internazionali, in particolare dell'area del Mediterraneo, perché insomma attacchi ci sono stati in Europa, sono gli attori di cui parleremo noi oggi, sono attori importanti per i conflitti in Medio Oriente, nel Nord Africa. Per cui è chiaro che questa è diventata una minaccia assolutamente prioritaria. E se vogliamo fare un discorso appunto evolutivo di dove possiamo trovare delle radici di questo fenomeno, dobbiamo risalire quantomeno al 1979, che è un po' la data che cambia alcune situazioni. Come poi vedremo più avanti, in realtà i teorici che si rifanno al jihad, eccetera, sono antecedenti, molti altri no, ma sicuramente il 79 dal punto di vista della politica internazionale rappresenta per questi gruppi, per il tema che a noi interessa qua oggi, un momento di svolta. Perché? Perché avvengono due fatti principali, il primo a inizio anno e il secondo alla fine. A inizio anno, inizio del 79, abbiamo la rivoluzione in Iran. Crolla il regime dello Shah e prende il potere Khomeini. Questo fu un vero e proprio shock per la politica internazionale dell'epoca, perché sostanzialmente l'Iran all'epoca era l'alleato principale degli Stati Uniti. Aspetto che forse oggi un po' può sorprendere, visto le tensioni esistenti tra i due paesi, ma in realtà l'esercito iraniano era addestrato, armato e quant'altro dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti all'epoca non avevano una presenza militare nella regione, avevano addestratori in alcuni paesi, tra cui l'Iran, ma non avevano strutture militari come invece hanno oggi, come siamo abituati a pensarli sostanzialmente dalla guerra del Golfo del 90-91. Quindi il fatto che viene rovesciato quel regime cambia completamente le dinamiche politiche della regione. Non solo, un altro elemento importante che viene introdotto con Khomeini, con la rivoluzione in Iran, è il fatto che Khomeini dimostra al mondo
arabo in generale, il mondo musulmano in generale, che una rivoluzione è possibile, che è possibile opporsi all'occidentalizzazione dei loro paesi, facendo leva, sfruttando in qualche modo la religione e quindi le tradizioni locali. All'epoca la spaccatura a cui noi pensiamo oggi del Medio Oriente tra sciiti e sunniti era ovviamente presente, è una spaccatura storica, ma non era una spaccatura come la intendiamo noi oggi, non era così viva, così, così marcata. Per cui questo richiamo ideologico di Khomeini fu un richiamo ideologico per tutta la comunità musulmana dell'epoca. Da quella rivoluzione poi nacquero anche alcuni elementi che per noi sono importanti. Nacque l'interventismo iraniano nella regione, armando e sovvenzionando gruppi di irregolari che noi in parte definiamo anche terroristici e pensiamo ad Hezbollah in Libano, e da Hezbollah e dal richiamo di Khomeini al martirio, eccetera, al sacrificio per l'Iran, per l'ideale, eccetera, eccetera, nacque appunto l'idea del martirio, che Hezbollah unì poi nella tattica dell'attacco suicida. L'attacco suicida nasce in Libano con Hezbollah all'inizio degli anni Ottanta, e poi diventerà, con tutta una serie di evoluzioni che oggi credo non avremo tempo di prendere in considerazione, diventerà poi il marchio di fabbrica dei gruppi come Al-Qaeda prima e poi soprattutto come ISIS. Tanto per farvi un esempio, non ho dietro le cifre precise, ma l'ordine di grandezza è questo: in Iraq sono avvenuti tra il 2003 e il 2010-2011 sono avvenuti più della metà degli attacchi suicidi che sono avvenuti a livello globale negli ultimi 30 anni. Questo vi dà la dimensione di questa particolare capacità operativa legata appunto a ISIS. L'altra data, l'altro momento del 79 che ci interessa da vicino è il dicembre del 79, quando l'esercito sovietico invade l'Afghanistan. Doveva essere un'operazione rapida, veloce. In realtà la guerra, con alterne vicende, dura fino dal dicembre 79 fino all'88. Questa guerra ci tocca da vicino perché innesca tutta una serie di elementi che si svilupperanno poi negli anni successivi e che ritornano con i gruppi di cui ci occupiamo noi oggi. In particolare bisogna ricordare un personaggio, Abdullah Azzam, che aveva una discreta esperienza a livello operativo, a livello militare, era però anche un esperto di dottrina islamica, conosceva molto bene realtà come quelle dell'Arabia Saudita, dove aveva anche insegnato, e nel periodo proprio del conflitto in Afghanistan lui si trova, quantomeno viaggia, in Pakistan. Lui diventa l'ideologo di quelli che noi conosciamo come Mujahideen. I Mujahideen che combatterono poi contro l'esercito sovietico passavano dalla rete che appunto Azzam creò all'epoca per convogliare prima in Pakistan, poi attraverso canali del contrabbando eccetera direttamente in Afghanistan armi, munizioni, fondi e ovviamente foreign fighters, cioè combattenti che arrivavano da vari paesi del mondo arabo. Perché questa figura e questa rete è importante? Per due ragioni sostanzialmente. La prima è che lui collaborò all'epoca con un signore che all'epoca a nessuno o pochi conoscevano, ma che dopo diventerà particolarmente famoso, che è appunto Bin Laden. Bin Laden era il suo secondo, lo aiutò a creare questa rete di contatti e al termine della guerra trasformò questa rete di contatti in quello che noi oggi conosciamo come Al-Qaeda.
in realtà la visione ideologica dei due era diversa. Azzam non per nulla salta in aria poi per colpa di un'autobomba poco dopo il termine della guerra in Afghanistan, lasciando poi campo libero da questo punto di vista a Bin Laden. Però ecco che c'è già un elemento. Il secondo invece sono proprio i foreign fighters, questi combattenti stranieri che partono da diversi paesi del mondo arabo e vanno a combattere in Afghanistan. Il loro impatto sulla guerra, per quello che si sa, non fu particolarmente rilevante, insomma non cambiarono gli equilibri delle forze in campo sostanzialmente, però diventarono gli incubatori di questa ideologia jihadista che poi si svilupperà negli anni successivi. Guadagnarono esperienza e soprattutto entrarono in contatto uno con l'altro, che in un'epoca in cui, ricordiamolo sempre, mancava ancora la mail e internet, riuscire ad avere contatti diretti diventava un elemento centrale poi per lo sviluppo di altre reti. In particolare, questi combattenti, quando poi torneranno al termine della guerra in Afghanistan, torneranno ai rispettivi paesi, diventeranno il fulcro di alcuni conflitti che ricordo brevemente, però questa a mio avviso è una dinamica che noi dobbiamo tenere molto in considerazione, visto che, come ricordavo prima, almeno 5.000 foreign fighters che hanno combattuto in Iraq e in Siria per lo Stato Islamico hanno passaporto europeo. Alcuni sicuramente sono morti sul campo di battaglia, altri saranno stati intercettati dalle forze di sicurezza, ma da quello che si sa un terzo almeno di questi signori non si sa bene dove sia andato a finire. Noi non possiamo ovviamente in questo momento dire se possono rappresentare o meno una minaccia per la nostra sicurezza. Dal mio punto di vista lo rappresentano, e i casi che adesso andrò a citare sono proprio degli esempi in cui il ritorno di questi foreign fighters dall'Afghanistan hanno destabilizzato alcune aree che oltretutto ci toccano da vicino. Il primo caso è quello dell'Algeria. L'Algeria all'inizio degli anni 90 riscopre, diciamo, forme di estremismo religioso, e alcuni partiti riescono a quasi vincere le elezioni in Algeria. Perché quasi? Perché nel momento cruciale, insomma, delle elezioni, cioè all'inizio del secondo turno, sostanzialmente l'esercito blocca le elezioni e prende il potere. Da questo golpe nasce, e siamo nel 92, nasce una guerra civile che durerà fino nel 97-98 circa, e che causerà diverse migliaia di morti. Fu una delle guerre civili più virulente degli anni 90. All'interno di questa guerra civile assumerà un ruolo particolarmente centrale il cosiddetto GIA, cioè il gruppo islamico armato. Era un gruppo estremista, particolarmente legato alla tattica del terrorismo, composto principalmente da elementi con esperienza bellica che derivava appunto dall'Afghanistan. È un gruppo che all'inizio della guerra civile in Algeria sostanzialmente non ha una presa diretta sulla situazione, ma che dopo i primi mesi riesce a imporsi nel panorama attraverso tutta una serie di tattiche estremamente violente. Compì moltissimi massacri, nel 95-96 compì anche una serie di attacchi terroristici in Francia cercando di allargare il teatro operativo, e questo appunto dimostra come questi individui con una certa visione del mondo, una certa ideologia alle spalle, certe capacità militari operative, abbiano poi avuto appunto un impatto sulla stabilità dell'Algeria. Un secondo caso è quello libico. La Libia di Gheddafi ha sempre avuto, diciamo, delle problematiche dal punto di vista della sicurezza, perché soprattutto la regione a est, cioè la Cirenaica, è una regione
che storicamente non è mai stata particolarmente amico o fedele a Gheddafi per una questione appunto di sostanzialmente di appartenenze tribali diverse. E alla fine degli anni 80, nei primissimi anni 90, questo malcontento, diciamo, verso il regime si coagulò intorno ad alcune figure libiche che erano ritornate dall'Afghanistan. Gli anni 90, la parte centrale degli anni 90, conobbe una serie di rivolte contro Gheddafi che il regime riuscì a reprimere nel sangue, arrestando poi questi personaggi che però, almeno alcuni di loro, poi torneranno con le primavere arabe, con la caduta del regime, torneranno nuovamente a essere protagonisti di alcune milizie che operano appunto in Libia. Un passo indietro sull'Algeria, elementi poi di quel famoso GIA che viene sconfitto negli anni 90, eccetera, andranno poi nei primi anni 2000 a formare le prime cellule di quello che noi oggi conosciamo come Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che è un'organizzazione insorgente, terroristica, che opera appunto nel Nord Africa e nella zona del Sahara. Il terzo fronte, è forse ancora più vicino dal punto di vista geografico, è della Bosnia. Siamo anche qua all'inizio degli anni 90, scoppia la guerra nella ex Jugoslavia, guerra che viene interpretata come uno scontro di civiltà, perché abbiamo i serbi ortodossi, i croati cristiani e appunto i bosniaci musulmani. E in appoggio a questi bosniaci musulmani, Arabia Saudita e Iran, all'epoca evidentemente non così nemici come sono oggi, lanciarono una campagna di finanziamento che comprendeva non solo l'invio di armi e appunto di soldi, ma comprendeva anche l'invio di circa 4.000 combattenti con esperienza dall'Afghanistan. Vengono presi e portati appunto nei Balcani. Non avranno grosso successo al momento, per tutta una serie di ragioni, insomma, anche culturalmente. È vero che i bosniaci sono musulmani, ma culturalmente l'Afghanistan è un mondo completamente diverso a quello che è quello che sono i Balcani, quello che è, diciamo, Europa in tutto per tutto, per cui non riusciranno ad attecchire come speravano. Allo stesso tempo però quei flussi di denaro, quei contatti eccetera che si sviluppano in occasione della guerra rimarranno sul territorio. Questo spiega il perché oggi molte moschee bosniache, kosovare eccetera sono finanziate dall'Arabia Saudita. Questo spiega perché molti foreign fighters arrivano dai Balcani, perché appunto lì ci sono delle cellule, dei nuclei che hanno una loro storia abbastanza consolidata. E quindi appunto abbiamo visto da questo punto di vista un po' evolutivo quello che è l'impatto del 79 nella politica internazionale e per quanto riguarda il terrorismo. Facciamo un passo avanti rispetto al 79, di un decennio. È passata anche la guerra tra Iran e Iraq. L'Iraq però si trova in una situazione estremamente difficile dal punto di vista economico. Per combattere l'Iran tra l'80 e l'88 dovette utilizzare fondi che provenivano dal Kuwait e dall'Arabia Saudita in primis, e fondi che non aveva e non poteva restituire. Saddam Hussein cosa pensa di fare? Pensa semplicemente di conquistare il Kuwait, quindi sostanzialmente di eliminare uno degli stati a cui doveva ancora appunto dei soldi, e coi pozzi del Kuwait pagare l'Arabia Saudita. Siamo quindi nel 90, agosto del 1990, l'Iraq invade il Kuwait. Da qua nasce poi l'operazione Desert Storm, che è quella guida degli Stati Uniti, che porterà gennaio-febbraio del 91, porterà alla liberazione del Kuwait, liberazione che però porta ad alcune conseguenze. In particolare le basi militari che gli Stati Uniti utilizzano
per condurre quelle operazioni militari si trovano quasi esclusivamente in Arabia Saudita e rimangono attive anche dopo la guerra. Questo fa nascere una sorta di diciamo di sentimento di rigetto da parte di alcuni personaggi come appunto Bin Laden, che vedono la creazione di queste basi nell'Arabia Saudita, terra santa per l'Islam, come appunto uno sfregio, un affronto diretto alla religione da parte degli occidentali, degli Stati Uniti. Da qua nasce, diciamo, quell'odio viscerale, in realtà ha delle basi più solide, però qua è un momento in cui Al-Qaeda si stava in qualche modo ristrutturando, e la guerra del 91 aiuta a trovare, diciamo, un nemico comune, un obiettivo più chiaro. Nel corso degli anni 90 ci furono alcuni attacchi contro installazioni americane, sia in Arabia Saudita che in Africa, eccetera. La minaccia del terrorismo viene sostanzialmente però ignorata, o quantomeno non considerata vitale dalle varie amministrazioni americane, fino al settembre del 2001. L'11 settembre 2001, l'attacco alle Torri Gemelle, al Pentagono, il quarto aereo che precipita su un prato disabitato, inizia quello che all'epoca la presidenza Bush aveva dichiarato come la guerra globale al terrorismo, che sostanzialmente si compone di due fronti. A ottobre del 2001 si apre il fronte nuovamente, il fronte afghano, con tutte altre dinamiche, e poi quello che a noi ci interessa maggiormente, si apre nel marzo del 2003 il fronte iracheno. Il fronte iracheno, che anche quello afghano non è ancora chiuso, per carità, però quello iracheno ci interessa da vicino e possiamo appunto tranquillamente dire che non si è assolutamente chiuso. In Iraq cosa succede? Succede che sostanzialmente gli americani, per tutta una serie di errori politico e strategici, non riescono a chiudere la partita. Conquistano in poche settimane Baghdad, insomma le operazioni belliche iniziano a cavallo del 19-20 marzo, il 9 aprile c'è il famoso abbattimento della statua di Saddam, per cui in tre settimane sostanzialmente arrivano ad abbattere il regime. Il 1 maggio 2003 c'è la famosa dichiarazione di Bush, in cui sostiene il compimento appunto della missione, la conclusione della missione in Iraq, ma in realtà appunto la missione in Iraq non è assolutamente finita, anzi era assolutamente agli inizi. Cosa succede? Succede che gli americani hanno poche truppe sul territorio, pochissime, non sono in grado di controllarlo, e oltretutto commettono l'errore di smantellare le forze di sicurezza irachene. Nel maggio del 2003 smantellano prima tutta la parte burocratica del paese, che comprendeva non esclusivamente ma in larga parte la popolazione sunnita, e qualche giorno dopo smantellano tutta la parte legata agli apparati di sicurezza, quindi forze di polizia, esercito, intelligence e quant'altro, e anche in questo caso colpiscono principalmente la popolazione sunnita. Piccola parentesi, l'Iraq è un paese, come molti del Medio Oriente, molto frastagliato all'interno dal punto di vista della popolazione. La maggioranza della popolazione è sciita, abbiamo poi una folta minoranza sunnita, circa un 20-25%, abbiamo poi un'altra minoranza curda e tutta una serie di altre minoranze decisamente più contenute nei numeri. Storicamente l'Iraq nasce alla fine della Prima Guerra Mondiale, storicamente la minoranza sunnita è sempre quella che ha goduto del potere politico all'interno del paese, per tutta una questione di ragioni politiche e sociali, però questo è, e significa quindi che con la guerra del 2003 gli Stati Uniti aprono le porte al potere sciita in Iraq. E è scontato che quei sciiti hanno dei conti aperti con la minoranza sunnita.
la guerra poi si sviluppa. Adesso non sono qui a, a fare la cronologia del conflitto in Iraq, però alcuni elementi vanno messi in evidenza, perché forme di guerriglia, di insorgenza, eccetera, in Iraq nascono già subito dopo la fine del conflitto, diciamo, quindi parliamo del 1° maggio del 2003. Già nell'estate gli alti ufficiali americani parlano anche in interviste pubbliche di una guerriglia in atto in Iraq, ed è in questo ambiente che si sviluppa il gruppo dell'allora leader al-Zarqawi, che è il fondatore della prima cellula che poi noi oggi conosciamo come ISIS. Al-Zarqawi è un giordano, quindi non è un iracheno, aveva tra virgolette combattuto in Afghanistan, perché era andato per combattere in Afghanistan, ma in realtà non aveva fatto in tempo a combattere, però era entrato in contatto con quella rete di facilitatori a cui ci riferivamo prima, rete che poi l'aveva ospitato di nuovo poi a fine degli anni 90, quando nel frattempo lui era tornato in Giordania, era stato arrestato, poi liberato ed è appunto tornato in Afghanistan, collaborando con Al-Qaeda, ma non facendone parte direttamente. Questo è un elemento importante. Non godette della fiducia di Bin Laden e di al-Zawahiri, che era all'epoca il secondo di Bin Laden, e quindi non entrò a far parte della cerchia, diciamo, di Al-Qaeda. Però gestì campi di addestramento, aveva contatti con l'organizzazione, eccetera. Allo scoppio della guerra in Iraq, appunto, lui si sposta in Iraq. Nell'agosto del 2003 abbiamo un camion bomba contro l'hotel che ospitava la delegazione ONU, uccidendo il rappresentante ONU in Iraq. Abbiamo un'altra autobomba che colpisce uno dei principali leader della fazione sciita in Iraq, e sono tutti elementi che fanno parte dei primi passi, appunto, dell'organizzazione di al-Zarqawi, e che avranno ripercussioni poi nel periodo successivo. L'organizzazione si radica nel paese, cresce, conquista piccole aree operative dove appunto riesce a muoversi con una certa facilità, e fa breccia nella minoranza sunnita. Perché? Perché promette, da un certo punto di vista, una lotta contro gli sciiti, e promette di ridare sostanzialmente il potere politico al gruppo, appunto, sunnita. Una seconda dinamica di Zarqawi, che lo metterà in contrapposizione con Al-Qaeda, è che lui mira a lanciare una sorta di guerra civile in Iraq tra i sunniti e gli sciiti. Ed è proprio su questi elementi che fa leva, e sono questi gli elementi che spiegano quell'alta conflittualità che c'è in Iraq in quegli anni. La guerra civile alla fine scoppierà poi tra il 2005 e il 2006, il 2006 conterà 30.000 morti, solo il 2006, ed è un elemento appunto centrale per capire questa dinamica. Torniamo un attimo indietro però al 2004, quando il gruppo ormai inizia a radicarsi fortemente sul territorio, e inizia pone le basi per alcune tattiche, per alcune strategie che poi verranno portate all'estremo da ISIS. E in particolare parliamo della tattica dei rapimenti e delle decapitazioni. Perché questo diventa un elemento cardine? Perché le prime decapitazioni riprese a video furono appunto di Zarqawi. Furono riprese, se vogliamo, dozzinali, fatte con strumenti di uso comune, immagini sgranate, però centravano il punto, e l'idea era quella di sconvolgere il pubblico che guardava quelle immagini, sconvolgere l'opinione pubblica occidentale,
e sostanzialmente penetrare nel flusso dei media internazionali, cosa che riuscì. E su questo elemento poi ISIS negli anni successivi, e parliamo soprattutto dal 2013-14 in poi, costruì le sue fortune. Se noi ci ricordiamo per esempio i video che giravano nel 2014-2015 di ISIS, abbiamo un'idea di quello di cui sto parlando. I video delle decapitazioni furono numerosi, così come altri video di propaganda che magari giravano meno per i media, però ci furono, e questi erano video completamente diversi rispetto a quelli di Zarqawi. Ripeto, quelli di Zarqawi erano molto amatoriali. Quelli di ISIS sono di un livello assolutamente professionale. Sono montati ad arte con tecniche da esperti, insomma, non da principianti del computer. E avevano appunto l'obiettivo di lanciare un messaggio propagandistico sul gruppo e allo stesso tempo di terrorizzare l'avversario. Esempi di questi video ce ne sono molti. Uno dei più terribili probabilmente è quello legato a un pilota giordano che venne abbattuto sui cieli siriani e venne catturato vivo dall'ISIS e venne ucciso, prima dandogli fuoco mentre era chiuso in una gabbia, poi questa gabbia viene sommersa da un cumulo di pietre. Il video è girato in maniera assolutamente professionale, con tutta una serie di cambi immagini, con tutta una serie di comparse all'interno di quel video, denotando appunto uno studio dietro a quella propaganda. Questo elemento nasce in Iraq nel 2004 con Zarqawi. Zarqawi è il primo sostanzialmente a voler attuare questa strategia di comunicazione. Il gruppo con Zarqawi conosce alterne vicende in Iraq. Zarqawi viene ucciso nel giugno del 2006 da un'operazione aerea americana. Il gruppo però non scompare. Non scompare nemmeno tra il 2007 e il 2008, quando gli americani attuano quella strategia di controinsorgenza con il generale Petraeus e con l'invio di 5 brigate aggiuntive. Queste operazioni abbassano la conflittualità in Iraq. Se nel 2006 si parlava di 30.000 vittime, nel 2008 e dal 2008 fino al 2012 circa le vittime rimangono di poco sotto i 5.000, per cui è evidente che un miglioramento ci sia stato. Allo stesso tempo però un miglioramento non è stato sufficiente per sradicare del tutto il gruppo. Perché? Perché nel 2011 gli americani si ritirano, le truppe irachene non sono in grado sostanzialmente di portare avanti quelle strategie di contrasto che erano state condotte negli anni precedenti. E non sono in grado per due ragioni. Innanzitutto non hanno gli stessi strumenti tecnologici su cui puntava la strategia americana. Secondariamente, quella spaccatura su cui Zarqawi aveva costruito le fortune del gruppo all'inizio, cioè tra sciiti e sunniti, rimanevano lì. L'allora premier iracheno al-Maliki continuò a dire la verità, una serie di politiche che miravano a escludere dal potere politico i sunniti. Questo a lungo andare ha portato alla risposta della minoranza sunnita, che sostanzialmente è stata quella di appoggiare i gruppi estremisti, tra cui in primis l'ISIS. Ci sono però altri fattori che spiegano il perché dal 2011 in poi ISIS è tornato, si è trasformato radicalmente, diventando poi un attore principale del Medio Oriente. Prima di tutto, tra il 2012 e il 2013 svolse una serie di operazioni così definite breaking the walls, rompere i muri. Perché? Perché queste operazioni, tra le altre cose,
comprendevano una serie di assalti a varie prigioni irachene da cui venivano liberati vecchi membri dell'organizzazione. Facilitatori, membri, combattenti e quant'altro. Allo stesso tempo il gruppo era passato ormai nelle mani di quello che noi abbiamo imparato a conoscere come l'autoproclamato califfo, cioè al-Baghdadi, e al-Baghdadi da iracheno, lui è un iracheno di Baghdad, porta avanti un processo di irachizzazione del gruppo, includendo nel gruppo tutta una serie di elementi precedentemente legati alle forze di sicurezza di Saddam, ufficiali dell'esercito, ufficiali dell'intelligence e quant'altro. Questo ovviamente non solo aumenta numericamente il gruppo, ma ne aumenta le capacità belliche. Questo spiega il perché un gruppo che noi definiamo terroristico in realtà sia stato in grado, e qua possiamo vedere dalla cartina, sia stato in grado di occupare un'area del Medio Oriente particolarmente vasta. È vero che molti di quei territori sono territori desertici, però è altrettanto vero che all'interno di quei territori ISIS ha conquistato tutta una serie di città, che adesso appunto vediamo brevemente. Un secondo elemento che spiega il perché ISIS è riuscito a rinforzarsi in maniera sostanziale sono le primavere arabe. Cosa portano le primavere arabe? Portano a tutta una serie di sommovimenti popolari che lasciano alcuni spazi vuoti in cui il gruppo può inserirsi. E in questo caso ovviamente parliamo della Siria. Le rivolte in Siria iniziano con il febbraio-marzo del 2011 e in quel momento ISIS non è presente in Siria come non sono presenti altri gruppi estremisti. Però c'è da notare una cosa: durante la guerra in Iraq dalla Siria sono transitati molti dei foreign fighters che andavano a combattere per il gruppo legato a Zarqawi. Quindi quel gruppo aveva in Siria già una serie di contatti su cui fare leva. Gli stessi americani avevano condotto alcune operazioni di forze speciali in Siria per contrastare questo flusso di combattenti stranieri. Comunque, con l'indebolimento del regime di Assad in Siria si aprono spazi appunto nel territorio siriano, che in un secondo momento vengono occupati da Jabhat al-Nusra, che è un gruppo legato ad Al-Qaeda, ma che in realtà nasce da una costola di quello che all'epoca era ISI, cioè non ISIS ma ISI, ma il gruppo è lo stesso, cioè un uomo legato ad al-Baghdadi viene appunto inviato da al-Baghdadi per aprire una sorta di succursale in Siria, ed è qua che nasce appunto Jabhat al-Nusra. Il gruppo si fortifica in Siria, però poi succede qualcosa. Siamo tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Al-Baghdadi, che non ha mai fatto parte di Al-Qaeda, non ha mai partecipato a un campo di addestramento di Al-Qaeda, non conosce i dirigenti, i capi di Al-Qaeda, dichiara sostanzialmente che i due gruppi, cioè Jabhat al-Nusra in Siria e ISI in Iraq, ubbidiscono entrambi a lui, e dichiara sostanzialmente la nascita di ISIS o ISIL, a seconda della definizione che si usa, cioè Siria o Levante, a seconda della definizione appunto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che unisce i due teatri. Qua nasce una contrapposizione con Al-Qaeda, che non riconosce l'unione dei due gruppi e neanche l'unione dei due teatri. Jabhat al-Nusra in Siria fa la stessa cosa, quindi non riconosce l'autorità di al-Baghdadi, però allo stesso tempo molti miliziani di Jabhat al-Nusra passano a ISIS. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ISIS riesce a controllare, tramite questi personaggi, tutta una serie di territori sul territorio appunto nella zona siriana. Siamo a, per esempio, Deir ez-Zor, che è questa regione qua, siamo poi a Raqqa,
e siamo qui, e poi riesce poi a espandersi, se, poi anche verso Palmira, su cui penso che abbiamo qualche ricordo, eccetera. Le aree nere di questa cartina sono appunto le aree, questa cartina è, se non sbaglio, del 2015, quindi diciamo è quella che rappresenta un po' la massima espansione territoriale di ISIS. Per quanto riguarda il teatro iracheno, sono due qua gli elementi da prendere in considerazione, cioè questa cittadina qua, Qaim, e poi siamo qua a nord, e qua siamo appunto a Mosul, Sinjar, e poi c'è un'altra cittadina che non è segnata sulla cartina, ma comunque la zona è quella, che è Talafar. Sono gli snodi principali da cui passano le arterie autostradali che comunicano tra l'Iraq e la Siria, e in quegli anni sono in mano all'ISIS. L'ISIS, rafforzandosi in Siria, torna a operare in Iraq e nel giugno del 2014 conquista la città di Mosul, scendendo poi verso sud, arrivando anche vicino a Baghdad, e lì poi scatenando anche la risposta occidentale, eccetera, poi in un secondo momento. Perché Mosul, che è dopo Baghdad la città più importante sostanzialmente dell'Iraq, cade nel giro di pochi giorni di fronte a una milizia quasi improvvisata, sembra? Perché quella milizia, innanzitutto, non è una milizia improvvisata, ma è molto ben organizzata, molto radicata sul territorio, e soprattutto nei mesi e anni precedenti quella milizia aveva utilizzato sì la tattica del terrorismo, in questo caso, per indebolire il controllo del territorio da parte del governo di Baghdad. Se noi prendiamo i dati degli attacchi nella zona di Mosul dei mesi e anni precedenti, nel 2014, notiamo che sono minori rispetto a altre aree dell'Iraq, ma sono tutti attacchi mirati a checkpoint della polizia, comandanti della polizia, comandanti delle forze dell'ordine, eccetera. Questo cosa serve? Serve a, da un lato, eliminare quei soggetti che non accettano la presenza del gruppo, dall'altro lato a forzare la mano a chi invece non è ancora sicuro di accettare la presenza del gruppo, oppure appunto non vuole avere problemi, diremmo bonariamente. Per cui è vero che nel giugno del 2014 la città cade improvvisamente nel giro di pochissimi giorni, ma è altrettanto vero che quel risultato è frutto di una campagna di attacchi molto, molto radicata e molto ben organizzata. Questo ci spiega anche un altro elemento. Noi spesso siamo abituati a pensare a questi attacchi, soprattutto quando, insomma, si guarda il telegiornale, si legge il giornale, questi attacchi contro i mercati o contro altre istituzioni, eccetera, come attacchi senza una logica. A volte è così, perché rientrano in una serie di logiche tattico-strategiche che qui a noi non interessano. Altre volte invece non è così, sono attacchi mirati, sono attacchi che si inseriscono all'interno di una strategia molto ben chiara e che appunto prendono di mira personaggi assolutamente centrali che devono essere, nell'ottica appunto di questa strategia, devono essere eliminati. Questo appunto la situazione del 2014. Ricordo solo brevemente che Mosul non è la prima città irachena a cadere in mano all'ISIS. In realtà già tra il dicembre e il gennaio del 2013, cioè dicembre 2013, gennaio 2014, era caduta la città di Fallujah, che è qua, che è una città importante per la situazione irachena, già protagonista di operazioni militari all'epoca dell'invasione americana, eccetera, che è sempre stata un po' il fulcro, il centro dell'insorgenza sunnita irachena. Dall'estate del 2014 il gruppo riesce comunque ancora ad espandersi,
conquisterà Ramadi, che è questa cittadina qua nella provincia di Anbar, nella primavera del 2015. Si espande ovviamente, si radica in Siria, ma soprattutto nel momento in cui inizia anche la campagna a guida americana contro ISIS, il gruppo riesce ad espandersi anche altrove. Diventa veramente un gruppo a carattere globale. Finora, fino al 2014, sostanzialmente era legato al teatro iracheno e siriano. Da quel momento in poi il gruppo, per tutta una serie di dinamiche, riesce ad espandersi. Si espande in Sinai, dove ancora oggi è forte la presenza jihadista ed è in corso sostanzialmente una forma di insorgenza contro il governo del Cairo. Si espande in Libia, tra l'altro dovrei avere... Ecco, questo qua. Si espande in Libia, dove tra il 2014 e il 2015 conquista la città di Derna, poi viene scacciato sostanzialmente, ritorna in grande stile nella città di Sirte, dove conquista la città e la controlla per svariati mesi. Soltanto nel dicembre del 2016 le milizie libiche appoggiate dall'aviazione americana riusciranno a liberare la città. Opera ovviamente poi anche in altri teatri, anche se in modo meno radicato, meno forte, come ad esempio in Yemen. Abbiamo poi una presenza in Nigeria con Boko Haram, però in questo caso le notizie che abbiamo sono abbastanza frammentate, non si capisce bene se il giuramento di fedeltà di Boko Haram ad al-Baghdadi sia stato accettato o meno, sia stato reale o meno, però comunque una presenza c'è una forte presenza in Caucaso. E poi ovviamente tra Pakistan e Afghanistan, dove la guerra anche lì dal 2001 sostanzialmente non ha mai terminato. La cartina che vedete è anche interessante perché ci offre l'opportunità di visualizzare la struttura territoriale del gruppo. E questo appunto una delle ragioni che ci spiega il perché il gruppo sia più correttamente definibile come un gruppo insorgente e non un gruppo terroristico puro. Quello che vedete in rosso, cioè sostanzialmente una parte del Medio Oriente, Iraq, Siria, il Libano, parte della Giordania, eccetera, è quello che viene definito l'anello interno. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono quei territori dove ISIS aveva il cuore pulsante, sono i territori originali, sono i territori che controllava, parte almeno di quei territori, ovviamente non tutto, e dove arrivavano sostanzialmente i foreign fighters. Quelli che vedete in arancione è il secondo anello, e sostanzialmente questo secondo anello rappresenta con una certa qual precisione la massima espansione del mondo musulmano. Quindi l'idea di quel secondo anello è che in una futura espansione di ISIS il gruppo avrebbe dovuto coprire tutte quelle aree che storicamente, in quello che noi chiamiamo Medioevo, erano appartenute al mondo islamico in generale. I territori in giallo invece sono quei territori in cui ISIS opera in maniera diversa, nel senso che non ha
un radicamento sul territorio, come invece ha negli altri paesi, ma dove ISIS compie, può compiere attentati. E qua ovviamente entrano in gioco tutti quegli attentati che noi abbiamo conosciuto in Europa. Pensiamo a Parigi, pensiamo a Bruxelles, l'ultimo in ordine di tempo è sicuramente quello di Barcellona l'estate scorsa, ce ne sono molti, Manchester, eccetera. Quindi diciamo è quell'elemento esterno dove ISIS opera con una maggiore, operava quantomeno con una maggiore difficoltà, ma dove comunque riusciva a muoversi e a condurre le proprie missioni. Questa struttura territoriale appunto ci spiega che il gruppo non è un gruppo puramente terroristico, perché nei territori rossi, in particolare Siria e Iraq, tra la fine del 2013 e il 2016 sostanzialmente, ha controllato ampi spazi di territorio e li ha amministrati come un vero e proprio protostato. Ha creato delle forze di polizia, ha creato una burocrazia, ha creato tribunali, riscuoteva tasse, vendeva il petrolio che in quelle zone riusciva ad estrarre. E questi elementi sono importanti poi per capire il perché oggi la minaccia di ISIS e di gruppi similari non è svanita. Noi abbiamo letto sui giornali e poi ormai nel flusso dei media è quasi scomparso negli ultimi mesi. Le ultime notizie insomma erano quelle della caduta di Raqqa nell'autunno scorso, e sostanzialmente da lì in Occidente si è dato il gruppo per sconfitto. La realtà del campo è molto diversa per varie ragioni. Innanzitutto ISIS, e su questo poi magari torneremo tra un attimo, è il frutto di un'ideologia che non può essere sconfitta con missili di precisione, bombe o quant'altro. Quindi ISIS da questo punto di vista è un qualcos'altro. Potrebbe risorgere dalle sue ceneri sotto altri nomi. Lo stesso ISIS ha cambiato nome diverse volte, da Al-Qaeda in Iraq, ISIS, ISIL, IS, cioè Islamic State, Califfato e quant'altro, per cui insomma non sarebbe una novità che il gruppo cambi nuovamente nome, cambi nuovamente pelle. Però appunto da questa ideologia il gruppo può risorgere, o possono nascere gruppi similari. Non solo, tra il 2007 e il 2008 le operazioni americane riuscirono a degradare fortemente il gruppo allora denominato ISI, e all'epoca cosa fece il gruppo? Perse quei pochi territori che controllava nella provincia di Al-Anbar. Forse potremmo tornare alla cartina di prima, che forse è meglio, che sono i territori diciamo di quest'area, quindi Ramadi, Fallujah, Hit, eccetera. Controllava all'epoca alcune sacche in quei territori, li perse e tornò a operare in una maniera molto più fluida, con attacchi in perfetto stile terroristico. Fu un gruppo molto mobile sul territorio, in grado appunto di colpire in varie aree, nella speranza di riuscire poi in un secondo momento a riacquisire forza. Quel secondo momento arrivò, ed è quello appunto che dicevo prima, col 2011, il ritiro degli americani, il teatro siriano, eccetera. Oggi potrebbe fare esattamente la stessa identica cosa. Abbandonare quello che ha fatto sostanzialmente, le strutture più burocratiche, più visibili del suo Stato, e tornare a operare a un livello diverso, nel tentativo di rimanere in vita, nel tentativo di radicarsi nuovamente sul territorio. Questo è un elemento importante da prendere in considerazione, perché in realtà
è vero che ISIS in questo momento non controlla più territori in, in Iraq, controlla pochissime sacche di resistenza, piccolissime in, in Siria, ma allo stesso tempo, non dico quotidianamente, ma con una cadenza abbastanza frequente, le forze di sicurezza irachene vengono attaccate in, in aree considerate libere, e considerate libere da mesi. Recentemente si sono verificati degli incidenti qua a Baji, una zona di Baji quantomeno, che è una zona ricca di pozzi petroliferi. Fu una zona estremamente combattuta nel 2014-2015, che l'esercito iracheno, le forze di sicurezza irachene riuscirono parzialmente a difendere, ma che parzialmente ISIS riuscì a conquistare. E in quelle zone, appunto, proprio una pattuglia delle forze di sicurezza irachene è stata completamente distrutta da un'operazione di ISIS, o di ciò che ne rimane quantomeno. Un altro elemento che ci deve far riflettere, questo si collega un po' al discorso che facevo all'inizio, di tenere presente sempre una serie di conflitti geopolitici quando parliamo di questi gruppi, è che ISIS ha potuto è potuto diventare quello che è diventato grazie alle sue capacità operative, grazie a tutta una serie di elementi, ma anche ad alcuni elementi che non erano sotto suo controllo. Cioè appunto la situazione frammentaria e instabile dell'Iraq, in un secondo momento poi quella siriana, e grazie al flusso di denaro che arrivava da alcuni paesi del Golfo, in particolare l'Arabia Saudita. Questo non vuol dire che il governo dell'Arabia Saudita aveva dato soldi ad al-Baghdadi in maniera diretta, però è fuori di dubbio che dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e da altri paesi del Golfo tutta una serie di personaggi hanno incanalato fondi verso al-Baghdadi, verso la rete di al-Baghdadi. Questi fondi, questa rete di contatti, non abbiamo nessuna garanzia che sia stata annientata o che non abbia più ragione d'essere. Un altro elemento da prendere in considerazione è che ISIS è stato a lungo, soprattutto tra il 2014 e il 2015, un elemento centrale utilizzato dalla Turchia per indebolire una serie di nemici locali. La Turchia ha commerciato petrolio con il gruppo, ha lasciato campo aperto al gruppo sostanzialmente, alcuni passaggi di frontiera erano dei passaggi sicuri per l'invio di foreign fighters, di aiuti e quant'altro. Perché? Perché la Turchia vedeva l'elemento ISIS come un elemento di contenimento di quella minoranza curda presente sia in Siria che in Iraq, che rappresenta una minaccia alla sicurezza per la stabilità turca. I curdi sono il popolo del Medio Oriente che più ha sofferto da un certo punto di vista i trattati di Sykes-Picot, sono stati firmati in realtà durante la Prima Guerra Mondiale, ma insomma poi arriveranno nella parte esecutiva alla fine della Prima Guerra Mondiale, che sostanzialmente divideranno quei territori del Medio Oriente che appartenevano all'Impero Ottomano tra le due potenze Francia e Inghilterra, ed è sostanzialmente la divisione del Medio Oriente che conosciamo noi oggi. Da questa divisione nacque l'Iraq, la Siria, il Libano, la Giordania, la Palestina, ma non nacque un Kurdistan. I curdi vennero divisi in due grosse fette sostanzialmente, Iraq da un lato e Turchia dall'altro, ma minoranze sostanziali ci sono sia in Iraq e in Siria. La Turchia ha giocato appunto la carta ISIS per indebolire questi elementi durante il conflitto siriano. In questo quadro quindi si inserisce poi anche l'intervento diretto turco che abbiamo visto in queste settimane in Siria. Non è un caso che questo intervento turco sia avvenuto in un momento in cui ISIS è stato completamente cancellato quasi completamente cancellato dal conflitto. Parentesi, in realtà l'intervento turco era già stato iniziato, cioè era già iniziato prima in altre aree, in altri modi. Abbiamo delle truppe turche nella zona di Mosul già da
tempo, perché lì c'è una base in cui possono operare. Già durante la guerra con gli americani, quindi insomma tra il 2003 e il 2011 e anche negli anni successivi, la Turchia ha sempre condotto operazioni con artiglieria, con aviazione, eccetera, contro basi curde su territorio iracheno, colpendo non tutti i curdi in senso generale, ma alcune basi specifiche, alcuni elementi specifici che sono quelli che si legano al PKK, che è quel gruppo che la Turchia appunto considera un gruppo terroristico, che opera all'interno della Turchia e che vorrebbe l'indipendenza curda. Questo spiega il perché appunto la Turchia si schieri contro questi gruppi, non voglia assolutamente l'indipendenza curda né in Iraq né in Siria, perché questo scatenerebbe una serie di eventi a catena poi che andrebbero a intaccare la sicurezza e la stabilità stessa della Turchia. Allo stesso tempo vediamo questa dinamica della tipologia di conflitto che porta avanti ISIS, a cui appunto mi riferivo prima riguardo all'Iraq, la possiamo vedere in Libia. Come dicevo prima, in Libia ISIS è stato debellato, tra virgolette, nel dicembre del 2016, ma attacchi attribuibili al gruppo sono ancora presenti, sono anche recenti. Un mese fa circa il presidente Trump autorizzò alcune operazioni aeree sulla Libia proprio per colpire delle basi legate a ISIS. Questo dimostra come la presenza del gruppo sia ancora forte e radicata. Anche in questo caso sono diversi poi gli interessi che entrano in gioco, ma il caso libico è un qualcosa in cui è da un lato diverso, molto più particolare rispetto all'Iraq e alla Siria, e presenta appunto dinamiche un po' diverse, soprattutto il fatto che ISIS in Libia è arrivato in un secondo momento, mentre soprattutto in Iraq, ma in parte anche in Siria, è stato uno dei primi elementi dell'insorgenza, uno dei primi elementi a nascere dopo le crisi del 2003, poi del 2011. In Libia è venuto comunque dopo. La caduta di Gheddafi è del 2011, i primi elementi di ISIS che opereranno sul territorio libico sono del 2014-2015, per cui arriva dopo, non può far leva su quella contrapposizione tra sunniti e sciiti che invece aveva sfruttato nel caso soprattutto iracheno, ma anche su quello siriano, e anche le dinamiche geopolitiche in Libia sono in parte diverse. Ecco, questo è un po' il quadro generale di quello che è la questione ISIS. E prima di chiudere, credo di avere ancora un po' 10 minuti di tempo circa, una breve riflessione su quella che è l'ideologia jihadista. Come dicevo prima, il 79 è sicuramente una data importante che fa da spartiacque per alcuni elementi, ma l'ideologia jihadista che lega questi gruppi, che li accomuna, in realtà ha una storia molto più lunga e si lega sostanzialmente a vari temi. Quello che è un tema comune ai vari teorici del jihadismo contemporaneo sono tre elementi concatenati. Innanzitutto l'Occidente viene percepito come un nemico dell'Islam. Molti di questi autori, soprattutto quelli più recenti, hanno una visione del mondo che noi definiremmo complottistica. Immaginano il mondo come un conflitto aperto tra un Occidente che vuole distruggere in qualche modo l'Islam e un Islam appunto che deve resistere a questa,
a questo attacco. Quindi questo appunto l'Occidente visto come ostile, come nemico all'Islam, è il primo elemento. Il secondo che consegue da questo elemento ovviamente è che per affrontare questa minaccia serve una violenza, serve una qualche forma di violenza. Per rispondere a questa minaccia la risposta quindi deve essere una risposta violenta. Qual è, ed è questo il terzo elemento, qual è questa forma della violenza? È il jihad. Quindi quello che noi definiamo impropriamente guerra santa. Questo è un elemento appunto comune a tutti gli autori più, più recenti. Come dicevo però in realtà questa ideologia, queste idee e soprattutto questo accento, questo forte accento sul ruolo del jihad ha una storia molto più lunga. Io non sono un arabista per cui chiedo fin d'ora scusa se le pronunce dei termini arabi non sono corrette, ma non è esattamente il mio campo quello del appunto dello studio dell'arabo. Il primo teorico a cui più o meno tutti questi autori si rifanno, e siamo nel nostro Medioevo, siamo nel 1269 quando nasce, è Ibn Taymiyyah, IbnTaymiyyah, tanto per fare un po' di spelling. Quando nasce è un periodo particolare per il mondo arabo, perché c'era stata l'invasione da poco, c'era stata l'invasione dei mongoli di Baghdad, all'epoca Baghdad era la capitale per eccellenza, e quello fu un vero e proprio shock. Lui nasce in questo clima, diciamo, e uno degli elementi principali della sua teoria, che poi ritornerà costantemente in tutti gli altri autori che vedremo, è quello di inserire il jihad come il sesto pilastro della religione musulmana. Cioè la religione dell'Islam appunto prevede cinque pilastri, che è la fede in Allah, che è il digiuno, che è la, il pellegrinaggio e quant'altro. Il sesto, che non viene riconosciuto dalla gran parte dei teorici della dottrina religiosa, ma che viene riconosciuto appunto da questi più estremisti, è appunto il jihad, cioè quindi l'obbligo a combattere per difendere le terre dell'Islam o per espandere le terre dell'Islam, poi questo dipende un po' dalle interpretazioni di ognuno. Un secondo autore che va preso in considerazione, e qua siamo molto più avanti, siamo nel Settecento, è Al-Wahhab, Al-W-O-H-A-B. Da qui il termine wahhabismo, che spesso si associa a questi gruppi estremisti. Perché è un autore importante? Perché è colui che mette un fortissimo accento, non è il primo per carità, però mette un fortissimo accento sull'assoluto monoteismo della religione islamica. È il, detto molto semplicemente, è il padre, se vogliamo dire, di quel famoso gesto che i musulmani estremisti fanno in alcuni video, cioè appunto di alzare il dito nel senso di un unico Dio. Quindi una lotta all'idea dei santi e a tutto quello che non è la figura di Allah. Ma un altro elemento che spiega la centralità di Wahhab e quindi poi del wahhabismo, cioè la sua scuola di pensiero, è che lui appunto vive nel Settecento, nasce nel 1703, muore a fine secolo. Lui si allea con un principe della famiglia Saud, che è quella che dà vita alla moderna Arabia Saudita, dove l'interpretazione wahhabita della religione è quella principale. E non è un caso che poi da quella scuola siano poi discese tutta una serie di interpretazioni estremiste dell'Islam. Al-Wahhab si allea appunto con Saud, che all'epoca stava conquistando regioni di quello che appunto poi diventerà l'Arabia Saudita, e visto che in teoria la religione islamica vieta
l'uccisione e il combattimento tra musulmani, l'interpretazione estremista di Wahab è centrale da questo punto di vista, perché permette al principe Saud di considerare non musulmani pii tutti quei musulmani che non rispettano questa interpretazione, molto semplicemente. E quindi appunto si fonda questa interpretazione che ritroviamo poi ai giorni nostri. Un altro autore importante, qua siamo nel Novecento e inizia a essere veramente più vicino a noi, più centrale nel discorso che abbiamo fatto finora, è Hassan al-Banna. Banna è un egiziano, e qua inizia l'importanza della scuola egiziana, che sarà poi una costante del pensiero jihadista, ed è il fondatore dei Fratelli Musulmani. Fratelli Musulmani che hanno una lunga storia, nascono negli anni 20 del Novecento, per cui insomma hanno alle loro spalle una lunga storia, sono cambiati nel corso del tempo, e l'obiettivo dei Fratelli Musulmani è quello di offrire alla popolazione una serie di servizi, tra cui anche l'istruzione, in parallelo allo Stato. Ed è qua un altro elemento che ci porta a riflettere che forse questi gruppi sono un qualcosa di diverso rispetto a semplici gruppi terroristici. Questo non vuol dire che i Fratelli Musulmani siano un gruppo terroristico, anche se molti paesi dell'area li considerano tali, però quello che voglio sottolineare è appunto l'importanza di questo autore, di questa nascita di questo gruppo, per poi l'evoluzione degli altri. Se noi pensiamo a ISIS, abbiamo accennato prima come avesse offerto dei servizi alla popolazione, ma se noi pensiamo a Hezbollah, Hamas, eccetera, sono tutti gruppi che offrono alla popolazione dei servizi in parallelo o in sostituzione allo Stato. Un altro autore, e questo poi diventa veramente uno di quelli centrali per i jihadisti di oggi, anche perché non è un dottore in legge coranica come quelli precedenti, è Said Qutb, altro egiziano, membro della fratellanza musulmana. Difende l'idea del jihad come sesto pilastro della religione. Un elemento, diciamo, che aggiunge a questa descrizione è che se l'obiettivo è quello di difendere la fede, il credo, le terre e la umma, se questo è l'obiettivo, allora non ci devono essere limiti alla violenza impiegata, cioè qualunque strumento a questo punto va bene, l'importante è appunto il fine. È, diciamo, l'estremismo del fine giustifica i mezzi, insomma, sostanzialmente. Però questo è un elemento importante, perché poi viene utilizzato più avanti, e siamo negli anni 90 e gli anni 2000, per giustificare gli attacchi suicidi che vengono demonizzati dalla comunità internazionale, dall'Occidente, ma anche da gran parte della comunità ovviamente musulmana. Ma le piccole minoranze che li utilizzano li difendono sfruttando queste argomentazioni, cioè noi stiamo difendendo la Umma, stiamo difendendo il nostro credo religioso, quindi siamo autorizzati a utilizzare tutta una serie di strumenti senza sostanzialmente limiti. Di Azzam, Abdullah Azzam, abbiamo già parlato, e ne affronterei altri due che sono poi, e su questo chiuderei, che sono poi centrali per quello che riguarda ISIS. Sono due personaggi, quelli che abbiamo visto finora, diciamo, appartengono a un periodo storico ormai passato, no? Benché vada, appartengono alla Guerra Fredda. I due che vedremo adesso invece appartengono ad Al-Qaeda e in un certo senso a ISIS, quindi sono molto più recenti. Il primo è Al-Suri, nato nel 59 ad Aleppo, membro di Al-Qaeda, legato, ma su questo non si hanno notizie certe, legato agli attacchi del 2004 di Madrid, perché lui visse per lungo tempo a Madrid. Riprende quello che abbiamo detto finora, insomma,
Un elemento importante però che porta in dote al jihadismo globale di oggi è l'idea di combattere in piccole cellule, se non addirittura per singoli individui. L'idea di al-Suri è quella di non organizzarsi in grandi organizzazioni che sono facilmente penetrabili dai servizi di sicurezza, individuabili e quindi sostanzialmente facile colpirle. Bisogna operare su piccola scala, diffusa sul territorio, ed è sostanzialmente uno di quegli elementi che fa nascere quel fenomeno che noi oggi conosciamo come i lupi solitari, cioè quegli attentatori che colpiscono singolarmente, che agiscono singolarmente. Parentesi sui lupi solitari: non sono lupi solitari, cioè è vero che l'azione singola è condotta da un singolo uomo, è altrettanto vero però che quell'uomo è stato incitato ad agire, ha avuto probabilmente spesso appoggi da tutta una rete, per cui è vero che l'azione in sé è di un singolo individuo, ma non è solitario nel senso che è uno che si sveglia la mattina e che vuole fare un attentato. Esistono anche casi di questo genere, ma purtroppo il fenomeno è un po' diverso. Il secondo autore che volevo ricordare è Nagy. Fu capo della propaganda di Al-Qaeda, quindi insomma un personaggio importante, e similmente a quello che dice al-Suri sostanzialmente, Nagy sostiene, tra le altre cose, che il singolo individuo, il singolo gruppo devono godere di una grossa libertà operativa. Questo perché? Per evitare le forze di sicurezza e perché i singoli gruppi radicati in una determinata area conoscono meglio dell'organizzazione generale quell'area, quindi cosa colpire, come colpire, quando colpire, eccetera. Questo caso non si applica, diciamo, quando l'attacco è di grandi dimensioni, pensiamo all'11 settembre, ma per operazioni più piccole la singola cellula deve godere appunto di questa libertà operativa. Questi due autori, il loro pensiero è più complesso, per carità, però mi premeva mettere in evidenza questi elementi che a mio avviso spiegano molto bene il perché un gruppo come ISIS, e ripeto da questo punto di vista anche molti altri, utilizzino la tattica del terrorismo, ma non siano gruppi terroristici. Agire per piccoli gruppi in maniera più o meno indipendente, eccetera, è un qualcosa tipico del terrorismo e che si adatta perfettamente alla situazione globale di oggi, in cui i confini non sono più delle barriere invaricabili, in cui esistono territori fuori dal controllo degli stati centrali, in cui le capacità di comunicazione e di spostamento dei dati, fondi, armi, eccetera, sono molto facilitate rispetto appunto a anche solo una ventina di anni fa. Io con questo avrei concluso, lascio spazio al dibattito se ci sono domande, spero di essere stato chiaro e non troppo noioso, disponibile a chiarire qualunque punto. Grazie.